Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Quanto può essere profondo il dolore di una madre? Cosa può succedere nella mente di una donna che non lascia entrare nessuno nel proprio mondo? Oggi vi racconto la storia di Marisa. Oggi devo fare un piccolo disclaimer. Ho letto questa storia oltre 20 anni fa su questo libro di Vittorino Andreoli, che ho rispolverato quando ho aperto questo canale. Sono stata però a lungo in dubbio se raccontarvela o meno. Ho avuto principalmente due remore. La prima è quella legata alla privacy dei protagonisti. Raccontando storie italiane, spesso mi trovo nel dubbio se raccontare una storia o meno, per non invadere la privacy e il dolore dei protagonisti. I miei video, però, hanno lo scopo di riflettere e approfondire determinate tematiche. Non quello di invadere la privacy o di giudicare i protagonisti delle storie. Inoltre, tutto quello che racconto è pubblico e facilmente accessibile da chiunque. In questo caso specifico, poi, immagino che la tiratura del libro di Andreoli sia stata sicuramente imparagonabilmente superiore alle visualizzazioni che possono ottenere i miei video. E quindi ho superato questa remora. Però ho deciso di omettere i cognomi dei protagonisti di questa storia. Un'altra seconda remora è stata quella dell'argomento molto forte. È successo un fatto grave e mi rendo conto che è difficile superare lo shock di quello che è successo per andare a capire e approfondire quello che ci sta dietro. Questa remora l'ho superata col tempo, conoscendovi e leggendo i vostri commenti. Mi rendo conto che spesso faccio fatica a essere lineare e chiara nel comunicare quello che vi voglio trasmettere. Però mi sono resa conto che voi siete molto più bravi a coglierlo e quindi mi sono decisa a voler condividere questa storia che veramente mi ha toccato dentro per tanti motivi con voi. Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza, abbassate i margini del pregiudizio e viaggiamo verso il lato oscuro della mente umana. La protagonista di questa storia è Marisa e la vicenda si è svolta nel 1999 a Calcinato, in provincia di Brescia. Marisa ha 3 figli: Paola di 13 anni, Rossana di 11 e il piccolo Giorgio di 3 anni. Marisa non lavora, si dedica a tempo pieno ai suoi bambini. È una mamma premurosa e attenta ed è sposata con Roberto che ha 44 anni ed è un artigiano. Una famiglia semplice e modesta, all'apparenza normale. Nulla, ma dico nulla, poteva far presagire quello che è successo. La storia di Marisa è una storia all'apparenza normale. Un padre laborioso ma assente, come lo sarà poi suo marito, una sorella con cui c'è un rapporto non troppo confidenziale e una madre molto severa. In questa storia la figura materna ha un ruolo fondamentale. La mamma di Marisa è una donna forte, severa, sempre pronta a giudicare la figlia con un atteggiamento scoraggiante ai limiti del sadismo, così che ogni forma di autonomia della ragazza viene sedata e ogni insuccesso, dal più clamoroso al più insignificante, è vissuto come la conferma della sua inadeguatezza e della sua inferiorità. Marisa, che ha una sensibilità maggiore rispetto a quella della sorella, è più colpita da questo atteggiamento e sviluppa verso la madre un rapporto sia di odio che di profonda dipendenza. Anche Marisa, poi, come la madre, sarà una donna molto chiusa, che non condividerà mai le sue idee, che diventeranno così granitiche e ferree.
Questo è un atteggiamento tipico di chi ha un complesso di inferiorità. È un meccanismo di difesa della propria autostima. Nella vita di Marisa avviene un primo fatto sconvolgente. Circa 10 anni prima, la madre, che all'epoca aveva 56 anni, si toglie la vita. La donna si era convinta di essere malata al punto da non poter più guarire. Non sopportava l'idea che qualcuno dovesse prendersi cura di lei e così, per disperazione, si era gettata dal ponte nel fiume Chiesa, morendo annegata. Questo rappresenta per Marisa un fatto sconvolgente su più livelli. Innanzitutto, aveva distrutto l'idea che aveva di sua madre, di una donna forte, sempre adeguata, sempre all'altezza della situazione. Pensiero che aveva sempre alimentato per contro il suo complesso di inferiorità e questo gli aveva causato dei sentimenti di odio e di rancore nei confronti della madre. Inoltre, con la perdita della madre, gli era venuto a mancare l'unico vero sostegno che aveva nella vita. Oltre a questo si aggiunge il senso di colpa di Marisa, perché Marisa era convinta di essere la più grande vergogna della madre e quindi si sentiva parte della causa che l'avevano condotta a quel tragico gesto. Parlando della sua infanzia, Marisa si è sempre descritta come una bambina malaticcia e a lungo protetta dalla madre. Effettivamente, durante l'infanzia, Marisa aveva sofferto di alcuni problemi psichici e di un rallentamento nello sviluppo. Problemi che in realtà si erano poi risolti abbastanza facilmente e rapidamente, ma in Marisa era rimasto radicato il senso della diversità e dell'inadeguatezza. La vita porta sempre con sé difficoltà e sfide quotidiane che possono essere più o meno impegnative e Marisa si ritrova ad affrontarne una da sola, quella del ritardo di sviluppo del suo piccolo bambino Giorgio. Gravidanza e parto erano stati naturali, come le sorelle, e a 10 mesi il piccolo Giorgio camminava già. Il problema sembrava essere un'apparente impossibilità nel parlare. A parte la parola mamma, Giorgio non pronunciava nulla e comunicava con un linguaggio di gesti che i genitori avevano imparato a decodificare. La anormalità del piccolo Giorgio era stata notata anche dalla sorella Anna, che racconta che il piccolino, nonostante frequentasse spesso la sua casa, non aveva legato né con lo zio né con le cugine, che il bambino era sempre in movimento, camminava sempre sia all'interno della casa che all'esterno. Inoltre faceva sempre le stesse cose, sembrava non capire quello che gli veniva detto e soprattutto mangiava solo se c'era la mamma. Le due sorelline invece, Paola e Rossana, dicono che Giorgio era normale, a parte il fatto che non parlava, che si faceva capire quando voleva uscire in giardino oppure che veniva quando lo chiamavano. Inoltre dicevano che la mamma con lui non era ansiosa ed era molto premurosa e attenta e passava tantissimo tempo con lui. L'imperfezione di quel suo bambino scatena in Marisa un'identificazione tra mamma e bambino sempre più forte, perché in Giorgio rivede le difficoltà che aveva vissuto lei durante l'infanzia. Il precario equilibrio di Marisa viene messo a dura prova quando non è più possibile nascondere a tutti la diversità del suo bambino. Infatti, fino a quel momento, per proteggere lei e suo figlio da quella diversità, Marisa aveva instaurato col bambino un particolare rapporto a due, molto stretto, all'interno del quale nessuno dei due poteva correre dei rischi. Di fronte a questo momento così delicato per Marisa, questo momento in cui lei non può più nascondere la diversità del suo bambino, il fatto che in casa nessuno percepisca questo problema, che il marito dica che il bambino è normale e che non ha nulla, non fa altro che aumentare il senso di solitudine della donna. Marisa è angosciata e Leo non fa che aumentare la rabbia verso la mamma defunta, che l'ha lasciata sola ad affrontare quel problema che non si sente in grado di risolvere. Marisa racconta che in questo periodo andava frequentemente al cimitero davanti alla tomba della mamma per mandarla a quel paese.
Nei primi giorni di settembre del 1999 tutta la famiglia va al mare per una vacanza. È il debutto in società del piccolo Giorgio ed è una tragedia. Giorgio non si adegua, non vuole giocare con gli altri bambini, vuole solo ed esclusivamente la sua mamma. In questa situazione non è possibile nascondere la diversità di Giorgio e Marisa non regge la tensione. Si vergogna del suo bambino e prende la decisione dopo solo un giorno di ritornare a casa da sola con lui. Un episodio che dimostra la bassissima resistenza che ha Marisa di fronte alla frustrazione per l'inadeguatezza del suo bambino. Marisa è una donna che non ha già più risorse per combattere. Marisa è convinta di non avere né le energie né le capacità per sostenere quella situazione. E è in questo periodo che nella sua mente si fa strada l'idea di una soluzione alternativa. Pochi giorni dopo l'episodio del mare inizia l'asilo e l'inserimento di Giorgio è problematico. Il piccolo non tollera il distacco dalla madre, non vuole interagire con i suoi compagni e non sembra interessato all'attività di gruppo. Qualche tempo dopo l'inizio dell'asilo avviene un fatto strano. Giorgio sparisce. Viene ritrovato da un vicino di casa straniero lungo un corso d'acqua che costeggia l'abitazione di famiglia. Il bambino è tutto bagnato e viene riconsegnato alla madre. Il fatto strano è che il cortile di famiglia è chiuso da un cancelletto proprio a prova di bambino. La famiglia non dà peso a quanto è accaduto, ma in realtà l'omicidio del piccolo Giorgio è già cominciato e nessuno ci fa caso. A fine ottobre il medico curante invia Giorgio da uno specialista che ipotizza che ci sia una piccola afasia e propone alla famiglia una settimana di ricovero per fare maggiori approfondimenti. Questa cosa risveglia in Marisa tutta una serie di fantasmi e di tormenti interiori e la situazione diventa per lei insostenibile. A questo punto Marisa è convinta che Giorgio soffra di problemi psichici ed è decisa a trovare una soluzione definitiva per tutelare sia lei che il bambino da questo tormento. In lei comincia a farsi sempre più concreta l'ipotesi di una soluzione alternativa. D'altronde anche la madre aveva fatto così per se stessa e per Marisa la nonna di Giorgio era un modello, un punto di riferimento. Ormai la decisione è presa. Era troppo vederlo così, senza mai parlare, senza mai giocare con nessuno. Le maestre mi avevano detto che si metteva in un angolo con in mano una macchinina che si portava da casa. Aspettavo che reagisse mandandolo all'asilo, ma lui stava meglio con me. Era felice solo quando c'ero io. Quando era all'asilo continuavo a pensare a lui. Nessuno era in grado di darmi una mano all'asilo, solo mia madre avrebbe potuto aiutarmi se non si fosse uccisa. Se non si fosse uccisa, ce l'avremmo fatta a salvare Giorgio. La notte precedente l'omicidio, Marisa dorme regolarmente. Si alza e fa come al solito le faccende domestiche. Poi si prepara a fare la cosa più giusta per il bene di tutti. Quando arriva il momento, Marisa comincia a provare molto caldo. Il cuore batte forte, le mani sudano. Marisa pensa a sua madre e ad affidarle il piccolo Giorgio. Sempre più chiusa nei suoi deliranti pensieri, Marisa dà un bacio al piccolo Giorgio e poi lo spinge tra le braccia di sua madre. Lo spinge nelle acque gelide del fiume Chiese, dove crede di poter ridare serenità al suo piccolo bambino. Marisa, a causa del suo spirito materno deformato dai complessi di inferiorità e dal pesante vissuto personale, è davvero convinta di aver fatto la cosa giusta per il suo bambino, tanto che dopo l'infanticidio si sente sollevata, credendo di aver fatto la cosa giusta. Il 17 dicembre del 1999 Roberto denuncia la scomparsa di suo figlio Giorgio. Ai carabinieri racconta di essere stato chiamato dal fioraio
perché il bambino era scomparso dall'auto parcheggiata fuori dal proprio negozio. La moglie, infatti, era entrata al negozio per acquistare un regalo e aveva lasciato il bambino in auto, legato nel seggiolone, con le portiere chiuse ma non a chiave. La donna era stata nel negozio per pochi minuti e quando era uscita aveva trovato l'auto vuota e il vano portaoggetti aperto con tutte le cose sparse sul sedile anteriore del passeggero. La scomparsa di Giorgio aveva preoccupato tutti e tantissime persone si erano unite ai carabinieri per la ricerca del bambino. Marisa, interrogata, aveva confermato il racconto del marito e aveva aggiunto che quel giorno c'era una forte nebbia che impediva dal negozio di vedere l'auto. Verso le 9 di sera dello stesso giorno, una donna porta dai carabinieri uno zainetto che contiene delle salviettine, dei pannolini e dei giochi e dice di averlo trovato quello stesso giorno alle 5:30 vicino a un cassonetto della spazzatura. Gli inquirenti allora propongono a Marisa di fare un sopralluogo in zona e quando arrivano sul posto Marisa crolla e ammette di aver ucciso il suo bambino. La donna racconterà di essere andata a Isola di Calcinato con suo bambino in auto, di averlo fatto scendere e di averlo spinto giù dal ponte, poi di aver gettato lo zainetto per simulare un rapimento. Marisa non spiega le vere motivazioni di quel gesto. La mattina seguente, intorno alle 7, il corpo del piccolo Giorgio viene ritrovato in un canale vicino ad una chiusa, più o meno a 1,5 km dal punto in cui Marisa dice di averlo gettato nel fiume. Lo stesso luogo dove anni prima si era gettata anche la sua nonna. Marisa fu arrestata con l'accusa di omicidio volontario e simulazione di reato. Fu assolta invece dal Tribunale di Brescia per incapacità di intendere e di volere. Su ordinanza del GUP però dovrà passare almeno 5 anni in un istituto giudiziario psichiatrico. È stata dunque accolta la richiesta del legale di Marisa, mentre il pubblico ministero aveva chiesto per lei 10 anni di detenzione in quanto, secondo il pubblico ministero, la donna era in grado di intendere di volere. Il disturbo delirante di Marisa è stato causato dal fatto che la donna si identificava sia con suo figlio, in quanto aveva vissuto gli stessi difficoltà, sia con la madre, in quanto madre di Giorgio. Questa confusione non riguarda solo le persone, ma anche il tempo e lo spazio. Marisa parla con le persone defunte, come la madre, come se fosse ancora viva, e gli chiede l'aiuto, mentre le persone vive le tratta come se fossero morte, come il marito, con cui non parla, a cui non chiede aiuto e a cui non permette di entrare nel proprio mondo. Ormai incapace di distinguere tra sé e il figlio, Marisa adotta l'unica soluzione che conosce, che ha visto fare dalla madre, l'omicidio. E non uccide se stessa ma il figlio perché non vuole affliggere alle proprie figlie lo stesso dolore del distacco che ha subito lei con sua madre. L'omicidio per Marisa è l'unico modo con cui Giorgio può vivere serenamente fuori dalla competizione sociale, accudito dalle braccia della nonna. Questa è un'interpretazione dolorosa in realtà, perché Marisa è molto affezionata a suo figlio e sa che in questo modo non lo potrà più rivedere, non lo potrà più riabbracciare, ma per lei è l'unica soluzione, l'unico modo per proteggere il suo bambino. Per questo motivo, ancora nel 2000, Marisa afferma che Giorgio sta meglio adesso dove sta e non riesce a capire per quale motivo il marito si è arrabbiato con lei. Ho riletto questo libro dopo 20 anni. E la storia di Marisa mi ha particolarmente colpito perché anche la mia bambina a 2,5 anni aveva un forte ritardo del linguaggio, proprio come il piccolo Giorgio. E quindi ho vissuto proprio sulla mia pelle molte delle emozioni che deve aver vissuto anche Marisa. Io non mi sono mai vergognata in questa situazione, però ho avvertito spesso la frustrazione di vedere la mia bambina in difficoltà e di non sapere cosa fare per aiutarla. Io però ho chiesto aiuto e finalmente sono riuscita a trovarlo.
ma ho vissuto anche l'esperienza del papà che non ci vedeva nulla di strano in una bambina di 2 anni e mezzo che non parlava. Quindi capisco bene quello che ha provato Marisa e soprattutto ho pensato a come poteva vivere una donna molto chiusa come lei e con un vissuto pesante come il suo una situazione del genere. E questa cosa mi ha fatto vedere questo tragico omicidio, la morte di questo bambino innocente in una prospettiva diversa. Come sempre in questi casi la domanda che mi sorge spontanea è: ma la morte di Giorgio si poteva prevedere? Si poteva evitare? La mia personalissima opinione è che no, non si poteva evitare, non si poteva sapere quello che passava nella mente di una donna così chiusa, imprescrutabile. Il mio pensiero va inevitabilmente a Paola e a Rossana, le due figlie di Marisa, che si sono trovate ad affrontare un trauma così grande in un'età così delicata. Io mi auguro che siano state supportate adeguatamente e che siano riuscite a trovare un loro equilibrio, anche nel rapporto con la loro mamma. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione! Ciao!